Il diabete rientra nelle malattie invalidanti e pertanto chi ne soffre ha diritto di usufruire dei relativi benefici previsti dalla legge. Per il diabete mellito di tipo 1 o 2, con complicanze micro o macro angiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado, è prevista l'invalidità dal 41 al 50%. Si ha diritto all'inserimento nelle categorie protette del lavoro se l'invalidità supera il 46%. Per il diabete mellito insulino dipendente, con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia e con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante la terapia, l'invalidità va dal 51 al 60%. Per il diabete mellito complicato da grave nefropatia e o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitreali e o arteriopatia ostruttiva, l'invalidità va dal 91 al 100%. Si ha diritto all'assegno di inabilità se si hanno almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio. Altri diritti dei diabetici sono l'esenzione dal ticket sanitario, le agevolazioni della legge 104 con un assegno per invalidità superiore al 74% e la pensione anticipata per invalidità al 100%. La detrazione fiscale del 19% oltre all'IVA agevolata del 4% sulle spese di acquisto e di adattamento di un'auto.